Concerto sotto le mura, conto alla rovescia. Mercoledì sera attesi 25.000 spettatori a Lucca per Roger Waters. Requisiti 11 parcheggi, circonvallazione vietata ai mezzi commerciali. Tentato furto nella villa di Bocelli a Forte dei Marmi. Il malvivente messo in fuga da un agente della vigilanza. La nuova casa per i volontari, festa a Barga per l'inaugurazione della sede del gruppo Volontari della Solidarietà. Gli incontri al caffè in onda su Noi TV, da domani sera sulla nostra emittente gli appuntamenti con il salotto estivo della Versiliana. Lo sport lucchese allo sbando, Grassini si defila, nessuno paga i debiti, ora rimane tempo fino a martedì per evitare il baratro. Beach Soccer, Viareggio in semifinale di Coppa Italia. I padroni di casa hanno travolto il Nettuno con il risultato di 7-0. Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con il TG Noi. In primo piano il mega concerto sotto le mura di quest'anno del Summer Festival. Roger Waters, il leader dei Pink Floyd. Mercoledì sera il concerto, attesi 25.000 spettatori. Il comune ha emanato nuove ordinanze in vista della serata. Sentiamo. È scattato il conto alla rovescia in vista del concerto a Lucca di Roger Waters, considerato l'evento clou della stagione musicale in Toscana. Il leader dei Pink Floyd si esibirà mercoledì sera all'ex Balilla davanti a circa 25.000 spettatori. Mentre entra nel vivo il montaggio del megapalco, il comune di Lucca ha emanato le nuove disposizioni per il giorno del concerto. In particolare, dalle ore 19 di martedì fino alle 8 di giovedì sarà vietato il transito di qualsiasi veicolo commerciale sulla circonvallazione. Inoltre, divieto di transito nell'intero centro abitato di Lucca per i mezzi pesanti di peso superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Inoltre, ci saranno 11 aree di parcheggio che saranno requisite e destinate agli spettatori del concerto. Per liberare queste aree, da martedì scatteranno progressivamente i divieti di sosta con rimozione coatta. Le aree interessate sono quelle dei parcheggi Tagliate, Don Baroni, Cimitero e Palasport, Campo di Marte, Macelli, Mercato Ortofrutticolo, Viale Giusti, Stazione, Viale Luporini, Palatucci e Mazzini. I parcheggi Carducci e Cittadella saranno invece riservati all'organizzazione. Infine, sono state confermate le disposizioni già annunciate relative al traffico. Tra le più importanti, la chiusura al transito di Viale Carducci da martedì pomeriggio fino a venerdì sera e chiusura al traffico di Viale Europa, del Cavalcavia e della Viabilità fino a Porta Sant'Anna, dalle ore 18 di martedì fino alla mattina di giovedì. La cronaca adesso, ci spostiamo in Versilia a Forte dei Marmi per il tentato furto alla villa del tenore Andrea Bocelli. Il comandante della compagnia dei carabinieri di Viareggio, capitano Edoardo Cetola, conferma che il tentativo di furto alla villa del tenore Andrea Bocelli sul lungomare di Forte dei Marmi è avvenuto la notte tra mercoledì e giovedì. L'addetto alla vigilanza della villa ha notato un uomo nel giardino. Alla vista del vigilante fuggito, scavalcando la recinzione. Ha provato ad inseguirlo il vigilante, ma pare sia salito a bordo di un'auto, dandosi poi alla fuga con un complice. Sul posto sono intervenute anche due auto dei carabinieri che erano nelle vicinanze. Dopo il sopralluogo è emerso che non è stata commessa nessuna effrazione, nessuna colluttazione c'è stata e non verrà presentata denuncia da parte di Bocelli, che con la moglie e i figli erano a letto e sono stati svegliati nella notte. E adesso ci spostiamo a Barga per tutt'altro argomento, l'inaugurazione della nuova sede del gruppo Volontari della Solidarietà. Aperta dallo spettacolo degli sbandieratori di Gallicano, stamani a Barga l'inaugurazione della nuovissima sede del gruppo Volontari della Solidarietà. Il tutto è stato ricavato presso i locali costruiti nell'ambito del più ampio progetto di ristrutturazione dell'oratorio del Sacro Cuore di Barga. L'oratorio sarà pronto forse a ottobre, ma è pronta a partire la nuova sede del GVS, resa possibile grazie ad un generoso finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, prima sostenuto dall'allora presidente Arturo Lattanzi e poi portato avanti dall'attuale Marcello Bertocchini. La richiesta, l'illustrazione del progetto era così interessante che non ci sentimo di abbandonarla. Ci abbiamo messo mano e ce l'abbiamo fatta. Il finanziamento è stato effettuato e oggi siamo veramente, sia come Fondazione Cassa di Risparmio in particolare, ma immagino che anche come Fondazione Coesione Sociale, sia veramente molto, molto, diciamo,
molta gioia e molto entusiasmo di quello che è stato fatto. La cerimonia di stamani è la presenza dell'arcivescovo di Pisa Giovanni Paolo Benotto, che ha poi benedetto la sede dopo un momento di preghiera accompagnato dalla corale di Barga. Anche la diocesi ha fatto la sua parte in questo intervento con un contributo della Caritas diocesana tramite la conferenza episcopale ed un ruolo attivo anche della propositura di Barga. La popolazione qui radunata stamani è frutto di una sinergia di forze, di fondazioni, di volontari, e questo ci dà coraggio proprio a, non solo nell'inaugurarlo, ma a dare ancora più vita a questo centro. La nuova sede, la cui cerimonia inaugurale ha visto anche il classico taglio del nastro, la scopertura di una targa e la cerimonia dell'alzabandiera, darà finalmente un luogo funzionale e definitivo per l'attività del GVS. Per la soddisfazione alla fine espressa oggi anche dal primo cittadino di Barga, Marco Bonini. Era un sogno che il GVS coltivava da tempo. Grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca questo sogno si è realizzato. La nostra comunità è senza dubbio orgogliosa di questa inaugurazione. E adesso ci spostiamo a Capannori, dove è stata inaugurata un'installazione dedicata alla Via Francigena. Il percorso della Via Francigena storica di Capannori si arricchisce di un ulteriore luogo di interesse. Nel parco del Museo Atena in via Carlo Piaggia, su una superficie di 400 metri quadrati, è stato realizzato il labirinto del pellegrino. Si tratta di un percorso delimitato da pali di legno, accessibile anche alle persone ipovedenti, che ricalca il disegno della Capasanta, la conchiglia simbolo dei pellegrini che percorrono l'antica via che da Canterbury conduceva a Roma. A terra inoltre si trovano fasce colorate larghe circa 40 cm di vari colori, che di notte trasmettono la luce immagazzinata durante il giorno. L'opera, realizzata dal comune e finanziata dalla Regione Toscana, è stata inaugurata dall'assessore regionale al turismo Stefano Cuoffo e dal sindaco di Capannori Luca Menesini. Sì, intanto va detto che la via Francigena è una via sulla quale la Regione Toscana sta investendo molto e che passo dopo passo diventa sempre di più percorsa da tantissimi pellegrini. Si vedono proprio in questo periodo estivo, ne vediamo molti ogni mattina appunto passare in transito. Ed è importante che appunto su questo percorso si arricchiscano i momenti culturali, i momenti anche più, diciamo, di vivibilità, e rispetto a questo il labirinto è sicuramente, sia per il valore simbolico del labirinto, sia per la forma, per quello che vuole richiamare, è sicuramente un momento culturale importante. È l'importanza dedicata dalla regione, ma non solo, anche dai comuni, alla valorizzazione dei percorsi, dei cammini, del turismo lento, di una settore che sembrava qualche anno fa un settore di nicchia e che oggi dimostra nella sua valenza la grande opportunità che sta restituendo ai territori. La Toscana, prima di altri, devo dirle, ha creduto in questa scelta, ha fatto investimenti importanti già nella scorsa legislatura e ci ha consegnato in questi anni un percorso che soprattutto nel tratto toscano, onestamente bisogna dirlo, ma perlomeno nel tratto italiano, rappresenta già un simbolo, un riferimento. Dopo il Cammino di Santiago, la Francigena è il cammino forse più attrattivo e più conosciuto in Europa. Torniamo a Forte dei Marmi per il premio Satira. Questa sera c'è la cerimonia di premiazione, stamattina però c'è stata l'anteprima. Vediamo. 46esima edizione del premio Satira Forte dei Marmi, con nomi di spicco. Quello di Roberto Benigni, che ritirerà il premio alla carriera, e quelli dei vincitori di quest'anno: lo street artist TV Boy, l'attrice Paola Minaccioni, il comico Natalino Balasso, il disegnatore Vincino e il creatore di film di animazione Astutillo Smeriglia. A menare le danze sarà ancora una volta l'inossidabile Serena Dandini, affezionata conduttrice del premio. Sono stata premiata tanto tempo fa, poi sono stata messa nella giuria, poi ho fatto la conduzione, insomma, voglio dire, ormai sono della famiglia del premio Satira Forte dei Marmi, è una bella famiglia. Soddisfatto per il nuovo format del premio Satira, il sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi. La satira è venuta in piazza, nel senso che è uscita dalla capannina di Franceschi, viene fuori, si porta nelle piazze del paese. Abbiamo avuto un periodo che è stato cosiddetto aspettando il premio, dove ci sono stati spettacoli teatrali, presentazione dei libri. I libri sono stati presentati qui in piazza Garibaldi. Stasera c'è il premio alla Villa Bertelli. Cambiamo format, cerchiamo di renderla
più ampia, di maggior respiro, e vediamo se riusciamo a creare veramente un festival della satira. Grande interesse per la vera novità di quest'anno, l'artista di strada TV Boy, salito agli onori delle cronache per il murale del bacio tra Salvini e Di Maio, che riprendeva l'iconografia sovietica, murale che venne fatto cancellare dalla sindaca Raggi nel giro di poche ore. L'artista, al secolo Salvatore Benintende, 37 anni, ha spiegato perché non si fa riprendere a volto scoperto. Al fazzoletto per proteggere la mia identità, perché in realtà io quando agisco su strada agisco nell'illegalità, nel senso che non ho permessi. Però anche mi piace l'idea del fazzoletto perché è l'opera che è protagonista, non la faccia dell'artista, ma è il lavoro dell'artista che deve uscire. Cosa rappresenta questo bacio? Rappresenta un'opera che a Roma è stata in qualche modo censurata, cancellata, e che in qualche modo continua a vivere sia sui media, perché è stata riprodotta da tantissimi giornali, da media, ma anche in un'altra riproduzione a Forte dei Marmi, che è una città che ha voluto in qualche modo farla rivivere, no? Quindi è bello che un'opera che è sparita possa ritornare in qualche modo. Da domani sera su Noi TV riprende l'ormai tradizionale appuntamento con gli incontri al caffè della Versiliana, che ci terranno compagnia per tutta l'estate. Partono domani, domenica 8 luglio, gli incontri al caffè della Versiliana su Noi TV, che andranno in onda tutte le sere sulla nostra emittente alle ore 21. Si parte con il caffè Mundial, gli incontri dedicati ai mondiali di calcio e più in generale allo sport, condotti da David De Filippi, che proseguiranno fino a venerdì 13 luglio. L'ospite della prima puntata, quella in onda domani, sarà Gino Zavanella, architetto progettista dello Juventus Stadium. Poi, passato il Mondiale, partirà la programmazione settimanale con ospiti da tutta Italia. Il lunedì si parlerà di cultura e arte, conduttrice sarà Silvia Toniolo. Martedì dedicato alla salute con Fabrizio Diolaiuti. L'alimentazione il mercoledì conduce Claudio Sottili. Il giovedì sarà Andrea Buscemi ad accogliere gli ospiti per parlare di spettacolo. E il venerdì si torna allo sport ancora con David De Filippi. Sabato e domenica infine argomento e conduttore a sorpresa. Per trascorrere un'estate all'insegna della cultura con il più importante salotto estivo italiano, alla Versiliana e su Noi TV. È sabato e quindi spazio alla rubrica Parla il Vescovo. Questi giorni, come sapete, ho compiuto 75 anni e questa occasione mi porta a una riflessione. Innanzitutto, per tutti il compleanno è una data sempre importante. Io vedo i genitori, le famiglie gioire, no? Quando viene celebrato il primo compleanno di un bimbo, di una bimba, festa grande in famiglia, quello comincia a muovere i primi passi, ormai va verso la vita. Proviamo a pensare a chi di voi 18 anni, compie 18 anni, uno è l'attesa finalmente un po' di libertà, di autonomia dalla famiglia, la patente, il diritto al voto politico, insomma, sono passaggi importanti. E poi su, come dice la Bibbia, per i più robusti, la Bibbia dice proprio così, 80 e oltre anni. Quindi il compleanno è una data sempre importante. Ecco, però io vi voglio dire come lo vivo annualmente il mio compleanno. Lo vivo con un atteggiamento che è questo, di rendimento di grazie a Dio, autore della vita. E io mi fermo a dire grazie a Dio che mi ha chiamato alla vita. Questa è la nostra fede di credenti. E poi, questo lo voglio sottolineare proprio, dico grazie, ma un grazie profondo sempre, ma per il mio compleanno il grazie va ai miei genitori, al mio babbo, alla mia mamma, che mi hanno trasmesso la vita e mi hanno insegnato a viverla bene con il loro esempio. Quindi il compleanno per me è l'occasione per dire grazie a Dio e grazie ai miei genitori. Ed allora io dico, è davvero un dono grande la vita. Io a volte mi diverto con i bambini per fargli capire che è un dono grande, sapete che gli dico, sta a sentire, io ti do 1 miliardo di euro, me la dai la tua vita, la compro io, la prendo io. E i bambini anche piccoli dicono, no. Per dire, anche un bambino piccolo capisce che il valore della vita è immenso. Bene, già il santo Giovanni Paolo II mi colpiva
che ritornava su questo pensiero. I giovani gli dicevano, la vita, gli diceva, la vita è un dono, bisogna farne qualcosa di buono. Il mio compleanno è ogni anno occasione per dire, ma della tua vita ne stai facendo qualcosa di buono? Passa anche a voi questo interrogativo. E con questo interrogativo chiudiamo la prima parte del TG, adesso c'è la pubblicità e subito dopo torniamo con lo sport.